Ben ritrovati a una nuova puntata di Leader di Successo, il programma di Value 24 che racconta le storie dei grandi imprenditori italiani che fanno la differenza. Il leader di questa puntata è Ale Lorenzi, a cui diamo subito il benvenuto. Ciao, grazie per questo invito, sono felice di essere qui quest'oggi con voi. Grazie, grazie a te. Tra l'altro sei in collegamento da Londra, quindi grazie per aver trovato questo spazio da dedicarci. Classe 1989, Ale Lorenzi è un affermato buyer, media buyer italiano che scopre la sua passione per l'advertising da giovanissimo e inizia a studiare, a creare, analizzare e scalare campagne di advertising online e strategie di digital marketing. Partiamo proprio da questa tua figura. Chi è e che cosa fa Ale, il media buyer? Certo, allora il media buyer in realtà è una figura che tutti noi abbiamo sott'occhio, ma che magari non conosciamo direttamente. Mi spiego meglio, il media buyer è quella figura che va a coniugare due mondi molto importanti, da un lato il marketing, da un lato l'advertising, e va a creare delle strategie di marketing e delle campagne pubblicitarie. Le classiche campagne pubblicitarie che troviamo ad esempio su Facebook, su YouTube, sui social, quando stiamo trascorrendo il nostro tempo. Ecco, dietro una campagna pubblicitaria quasi sempre c'è un media buyer che ha preparato una strategia di marketing per portare magari l'utente a conoscenza di un prodotto, di un servizio, a richiedere magari un webinar gratuito piuttosto che acquistare un prodotto all'interno di un e-commerce. Quindi il media buyer è questa figura che si occupa di creare appunto questa strategia e poi la campagna pubblicitaria o le campagne pubblicitarie per fare in modo che del traffico arrivi su un sito o su una piattaforma. Grazie Ale. Gli errori più comuni a cui tu giornalmente assisti quali sono? Guarda, in primis sicuramente la mancanza di una strategia. Il mondo online in Italia soprattutto è ancora molto nuovo, quindi spesso le realtà, i business si approcciano un po', potremmo dire, alla meglio, senza invece andare a strutturare quella che è una strategia di marketing. Quindi questo è il primissimo errore. La strategia deve essere vista come una sorta di strada, no? Un percorso che dobbiamo fare, così come un pilota sale su un aereo e sa che deve andare da Milano a Londra, altrettanto dobbiamo fare noi, considerando i costi, il tempo, i risultati che vogliamo ottenere. Un altro errore molto comune è quello di sottovalutare il target, quindi non sappiamo magari esattamente a chi vogliamo rivolgerci, quindi chi è il nostro pubblico, dove possiamo trovarlo, che cosa fa. Ecco, anche qui dobbiamo soffermarci a lungo perché più riusciamo a capire esattamente chi è il nostro pubblico, più riusciamo a fare una campagna pubblicitaria o comunque di marketing efficace. Dopo una formazione universitaria completamente improntata all'ambito marketing, che del resto è quello di tua competenza, le continui a rafforzare le tue conoscenze anche negli Stati Uniti d'America. Ecco, ci vuoi raccontare quali siano stati gli step formativi più salienti? Assolutamente sì, allora sicuramente la formazione è fondamentale e ti dico subito in ambito marketing in primis, quindi andare a capire quelli che sono i fondamentali di questa disciplina, quindi quali sono proprio le regole auree che durano anche nel tempo, perché certamente cambiano periodi, cambiano i social, una volta non c'erano, oggi ci sono, però ci sono dei fondamentali che sono sicuramente molto importanti. E poi l'approccio all'advertising, quindi alle campagne pubblicitarie, capire come funzionano, rimanere al passo con i tempi, perché ecco, il mondo cambia velocemente, l'ho detto poco fa, e quindi è importante rimanere sempre costantemente formati. Quando guardiamo all'Inghilterra, quando guardiamo agli Stati Uniti d'America, soprattutto siamo avanti veramente anni rispetto a noi, quindi andare a studiare lì ti permette di avere un vantaggio. Veramente è un viaggio nel futuro incredibile che non riusciamo neanche a immaginare. Quindi se dovessi dirti gli step fondamentali, sicuramente studiare il marketing, studiare l'advertising, quindi le campagne pubblicitarie, e poi non te lo nego, tantissima, tantissima esperienza e non aver paura di fallire e fare errori, anzi cercare di farli il prima possibile. Tra l'altro il mondo, l'hai detto tu, corre velocemente nei suoi cambiamenti, cambiamenti a livello sociale, sociologico, ma in questo caso anche necessariamente al passo con la tecnologia, che è un ambito di afferenza che corre particolarmente veloce. Sei d'accordo con me? Sì, assolutamente, più che veloce. Ad oggi tu collabori con diversi clienti in tutta Italia, anche in Europa e anche negli Stati Uniti ed Emirati Arabi. Nel corso della tua carriera, tra l'altro, hai vinto il Qcom Club Award e hai iniziato a gestire il canale YouTube numero uno nel mondo del media buying in Italia. Sei, tra le altre cose, anche un autore, imprenditore digitale con diversi progetti all'attivo. Prima chiedevi
quale fosse la strategia, o meglio, sottolineavi quanto fosse importante la strategia. Ecco, in questo caso, che cosa ci dici? Qual è la tua strategia di business? Beh, sicuramente io parto dallo studiare tantissimo quello che è il mio target, quindi effettivamente capire chi voglio raggiungere senza cercare di voler raggiungere tutti, perché nel tutti c'è anche una porzione di pubblico che non ci interessa. Io faccio sempre questo esempio. Dobbiamo capire chi vogliamo raggiungere, perché se io ad esempio vendo dell'ottima carne, ma faccio vedere le mie campagne pubblicitarie a un target vegano, vegetariano, non lo comprerà, ok? Per quanto possa essere la miglior carne, il miglior servizio, tutto quello che vogliamo, però di fatto non sarà interessato. Quindi io parto sempre dal capire chi voglio raggiungere, dove posso trovarlo, quali sono i suoi interessi, quali sono le difficoltà che in questo momento vive. E quindi vado a parlare proprio alla persona come se fosse una sorta di amico, migliore amico, proprio per creare immediatamente fiducia e anche emozionarlo, coinvolgerlo emotivamente. Quindi sicuramente parte tutto da lì, dal buyer persona è la cosa più importante. E poi c'è l'analisi dei competitor, quindi la competizione, l'analisi del mercato, capire che cosa il mercato chiede in questo momento. È un percorso, ti dirò, abbastanza strutturato, però ricco di spunti, di ottime riflessioni. È un percorso strutturato in fase di preproduzione, per dirla in termini televisivi, in fase di produzione, ma immagino anche poi nel feedback che in qualche modo voi dobbiate restituire con delle prove tangibili, dei dati, dei flussi. È così, Ale? Assolutamente sì. La fase di analisi, che è la fase iniziale, è importantissima perché ovviamente vai a mettere, diciamo, sotto screen tutto quello che ti serve, la situazione attuale, eccetera, eccetera. Però poi è altrettanto importante la fase di monitoraggio, quindi controllare quotidianamente o comunque periodicamente con dei tempi molto stretti come stanno andando le cose, a che punto siamo verso il risultato, che cosa potremmo migliorare. Chiedere feedback e capire anche che cosa dicono le persone. Per esempio, con gli e-commerce capita spesso, no? Facciamo delle campagne pubblicitarie e sotto le persone, poi lo sappiamo, i social sono così, portano le persone a dire tutto quello che pensano. Quindi sotto le campagne pubblicitarie ci danno dei feedback che a volte sono molto preziosi e ci danno un punto di vista che magari in quel momento non abbiamo considerato, può succedere. E quindi andiamo a sistemare quelle che sono le campagne pubblicitarie e fare quella fase che viene chiamata ottimizzazione. Quindi tolgo quei rami secchi che mi stanno impedendo di ottenere degli ottimi risultati e integro quello che invece mi può permettere di ottenere risultati sempre più importanti. Sono due fasi comunque entrambe molto, ecco, importanti, hanno il loro peso. Sì, è imprescindibile, direi, aggiungerei. Se dovessimo parlare dei sogni nel cassetto di Ale Lorenzi, che cosa dovremmo dire? Beh, sicuramente, guarda, una delle mie più grandi passioni è viaggiare, infatti sono a Londra, anche se non risiedo qui, quindi sicuramente se ti dovessi dire uno dei miei sogni è quello sicuramente di viaggiare il più possibile, mi piacerebbe un sacco vedere ogni continente, ogni paese che c'è nel mondo, sono una persona estremamente curiosa. Se mi chiedi in ambito professionale vorrei sicuramente creare una strategia di marketing che perduri, no? In modo da lasciare proprio un'impronta anche quando non ci sarò più, proprio per lasciare proprio un segno tangibile di aver creato qualcosa che nel marketing ha rivoluzionato tutto. Questo è il mio sogno più grande a livello imprenditoriale. E invece come hobby, quando hai del tempo libero, come lo impieghi? Ah, guarda, mi piace. Allora, sicuramente molto ascoltare e suonare musica, guardare il basket, leggere. Film, sì, sono una persona molto legata a queste passioni, ma mi piace sempre apprendere dappertutto, quindi quando ho tempo libero mi piace sicuramente ascoltare musica, viaggiare appunto, guardare il basket, guardare comunque dello sport e dei film e serie TV. E se dovessimo descriverti attraverso dei tratti unici, che profilo di Ale Lorenzi emergerebbe? Allora, mi definisco una persona sicuramente molto, 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 ho finito, determinata. Sono molto determinata come persona, quindi sicuramente quello. Sono molto veloce nell'esecuzione, che è una caratteristica che se dovessi consigliare a chiunque voglia iniziare questa professione, consiglierei appunto proprio perché più veloce sei in un mondo che va veloce, più riesci a stare al passo con i tempi. E sicuramente una cosa che mi piace molto di me stesso è che abbraccio il fallimento. Con il tempo ho imparato a capire che è fondamentale fallire. Non bisogna avere questa visione purtroppo molto negativa che in Italia c'è legata al fallimento, ma cercare di fallire come per dire ok, ho capito che cosa non funziona, adesso avrò un altro modo, troverò qualcos'altro per provare a raggiungere quel risultato. Ale, ci sono tre domande che la gente ti pone più frequentemente. Intendo per esempio persone curiose ma che nella vita fanno tutt'altro di mestiere, oppure tuoi clienti a cui tu offri la tua
consulenza, oppure persone che banalmente ti conoscono e ti fermano per strada. Sì, allora sicuramente quella che mi fanno più spesso è come riesco a coniugare tutto, a far funzionare tutto, quindi trasfera personale, lavoro, viaggi, questa è quella che mi fanno più spesso. E ti dico, è una cosa su cui ho lavorato molto perché ovviamente è un mondo dove poi ti ci trovi dentro, quindi all'inizio devi anche capire un po' come tenere le redini di tutto e lì con una sana pianificazione, una sana routine ce la si fa, quindi tranquilli potete farcela. La seconda domanda che mi fanno praticamente tutti è da dove partire, quindi ok, voglio fare il media buyer, voglio fare il tuo lavoro, voglio ottenere i tuoi risultati, come posso fare? E questo lo dico spesso, l'ho raccontato anche sul mio canale YouTube, è importante formarsi, studiare, fare esperienza, continuare a formarsi, non aver paura di appunto sporcarsi le mani. E terza, puramente tecnica, che mi fanno spessissimo i clienti o comunque le persone che entrano in consulenza, è da quale social partire per fare campagne pubblicitarie. E anche qui non c'è una risposta, diciamo, che vada bene per tutti, è molto legata sempre a chi vogliamo raggiungere, dov'è il nostro pubblico. Sicuramente oggigiorno posso dirti, è importante essere presenti un po' dappertutto, quindi un po' su tutti i social, perché le persone ormai non stanno più verticalizzate solamente su uno, ma si spostano, guardano più cose. Però senza perdere di vista necessariamente il target che vogliamo andare a mirare. Assolutamente, quello sì, sempre punto di partenza. Ale, un'ultima domanda per te. Già ci hai anticipato qualcosa, ma il tuo motto quale potrebbe essere? Come lo possiamo riassumere? Allora, in inglese era never a failure, always a lesson, quindi mai un fallimento, sempre una lezione, è un po' quello che dicevo prima, quindi cerchiamo di fallire il più possibile, cercando di capire che cosa non funziona, che cosa ho sbagliato, che cosa potrei fare meglio, per poi assolutamente apprendere il più possibile in modalità spugne, capire tutto quello che possiamo portarci a casa come lezione e capire quali sono poi gli step che dobbiamo cambiare, ma questo ti dico sia nel lavoro, sia nel marketing, sia nella vita, è il mio approccio. Quindi cercare poi di capire che cosa posso fare di diverso per ottenere il risultato che voglio. Insomma, sei sempre in movimento sotto ogni profilo, non solo sugli aerei, in giro per il mondo, e quando si cade, si raccoglie qualcosa per poter imparare un nuovo insegnamento. Questo è un po' in sintesi il tuo modus vivendi operandi. Ti ringrazio per essere Assolutamente. stato il nostro leader di successo ospite di questa puntata. Grazie ancora, Dale Lorenzi. Grazie a voi, è stato un enorme piacere. Grazie, grazie che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima puntata di Leader di Successo.